Parliamo della partita adesso con Vittorio Verderio, il coach di Crema. Allora Vittorio, una vittoria al tie break che ti soddisfa o no? No, assolutamente no, perché forse questa è la prima volta in cui veramente posso parlare di un punto buttato via, perché è vero che abbiamo sbagliato completamente l'approccio alla partita, però tolto il primo set, questa era una partita da vincere 3-1. Il quarto set abbiamo commesso delle nefandezze incredibili. Nonostante questo, il 4-2, il 24-22 per loro, abbiamo fatto il 24-23, abbiamo avuto due free ball su rigiocata per andare a 24 pari e abbiamo commesso degli errori grossolani di tecnica individuale che ci sono costati cari, ci sono costati un punto. Allora, oltre a questo c'è da dire che non mi è piaciuto, e purtroppo è una costante contro le squadre della cosiddetta zona rossa, non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra a livello caratteriale, perché è una squadra che aspetta quello che fa l'avversario e non lo posso accettare, non lo posso accettare, perché una squadra di questa caratura deve dare l'impronta alla partita, deve dare il ritmo alla partita, soprattutto con squadre che in classifica ci stanno dietro. Dopo la striscia positiva che avete fatto anche con squadre importanti, siete in una zona di classifica nobile. Quanto bruciano questi punti persi, magari specialmente la sconfitta dell'ultimo turno a Bergamo? Allora, non sapendo i risultati di oggi, ti faccio l'esempio della classifica fino a questa giornata. Noi siamo, o eravamo, a 4 punti dalla prima e ci mancano 2 punti di Besana, che è ultima, e 2 punti di Bergamo, che è ultima, che fa 4. E se la matematica non mi inganna, dovremmo essere primi a 24 insieme agli altri. Oggi un altro punto regalato, per cui perdiamo ulteriore terreno. I campionati sono così, chi vuole stare in alto deve assolutamente evitare di perdere punti per strada, perché poi gli scontri diretti nell'arco del campionato tra le prime 3-4 squadre i punti sono più o meno equamente distribuiti. Quindi questi punti persi con le ultime 3 della classifica secondo te sono un problema psicologico nell'affrontare le squadre di meno forti, diciamo? Ma io a questo punto penso di sì, perché non riesco a trovare un'altra spiegazione, anche se parlare di problema psicologico è abbastanza generalizzare la cosa. Io credo invece che contro queste squadre buona parte dei giocatori che vanno in campo non riescono a trovare le motivazioni e non riesco a capire il perché, perché come diceva Velasco, il grande Velasco, non bisogna credersela troppo, cioè ergo non bisogna pensare di essere arrivati mai, soprattutto una squadra con alcuni elementi molto giovani come la nostra. Deve essere sempre una finale di Champions League, questa cosa non riusciamo a recepirla. Io sono convinto che se non modifichiamo questa forma mentale ci costerà molto caro alla fine dell'anno questa cosa. Adesso nella tua testa ci sono degli obiettivi? C'è magari o la vittoria del campionato o i playoff o cosa? Beh, ovviamente noi siamo lì più o meno vicini alla zona playoff, per cui vorremmo arrivare ai playoff, questo è l'obiettivo che ci siamo posti come squadra. Poi se saremo molto bravi arriveremo primi, se saremo bravi arriveremo ai playoff, e se saremo normali staremo lì dove arriveremo.